Anche grazie alle riprese del nostro Mauro Cielo. Salutiamo Mauro Cielo alla postazione video e il nostro collaboratore, anche Ciro Gaipa per tecnico audio con le postazioni del nostro audio. Va bene, allora okay. Raffaele, io direi di il vento ci fa compagnia. Noi parliamo abbastanza interessante, non so se Ciro l'audio mi assiste fino a qua. Ti assisto, vai. Allora parliamo di un argomento interessante ogni giorno, che praticamente è un argomento che ha varie sfaccettature. Partiamo delle distorsioni o meno di coloro che stanno sempre sul computer, su questo Facebook. Che cos'è questo Facebook? Generale, ci sei, social media, io ci sono. Ci sei? E come lo trovi? Come lo trovi? Eh beh, oggi basta un cellulare, soprattutto anche invece va cercando il microfono, quindi parlando di distorsioni. Vediamo un attimino se acquisisce un livello di stabilizzazione, il tuo forse non va più. Non tanto, va bene, insomma, va bene. Mi piazzo qui. Non ti muovere perché ogni sciosciata di vento è un cambiamento. Comunque diciamo, va bene, allora, network. Chi di voi sta sempre su questo Facebook? Una a caso che sta sempre dalla mattina alla sera. Come lo trovo questo social network? Basta scrivere Facebook. Ah, ecco, quindi è già, come, scusa? È già un elemento di stortura questa parola. E secondo lei la gente perché scrive su Facebook? Vediamo. Perché quando uno scrive Facebook ci stanno un sacco di persone che... Dai! Non abbiamo detto niente! I nostri fani! Hai visto Raffaele? Te l'ho detto! La parola Facebook, ci vogliono gli applausi! Praticamente! Un applauso, forza! È tutto programmato! Noi abbiamo pagati apposta per festeggiare questa risposta. Quindi adesso vi sentiamo e finiscono, noi non parliamo. Ah beh, certo, ma sono programmati, quindi noi ci ammazziamo. Però non so, per i soldi che gli ho dato si abbassa. Ma vediamo. Aspetta. Durano. Ancora un poco? Ancora un altro po'? Ma quanto gli hai pagato? Ho dovuto pagare non sai quanti euro. Ma sono buttati però purtroppo. Belli però, tutti i colori. Però gli avevo detto. Ti piacciono ragazzi? Un applauso ai fuochi, un applauso! Perfetto. Sono bellissimi! Secondo me li pagate per stampotarsi, più che altro. E praticamente avevo detto di mettere più stelline, ma solo track. È un problema. Track. È suo, no, sta pesce mai. Ciro, ne sai qualcosa di questo evento? Questi fuochi. Sì, tu li hai. Io ti ho dato i soldi a te e tu li hai pagati. Sì. No, ma dovrebbero smettere. Dovrebbero. Questo è il problema. Dovrebbe. Pure quello è vero. Oh, quando fornisce. Aspetta. Oh. Pochi, no, ma ne aveva pochi, comunque, ma secondo me è qualche contrabbando qualcosa, perché non è possibile. Ma capodanno, no, è il mio figlio, no. Ecco, stanno uscendo le cedine, devi mettere due cedine, eccole qua, vedi, ci sono. Dicevo, ho speso dei soldi, ma non vedo le cedine. Questa? Un po' una messa fissa comunque, insomma, potevano essere meglio. Ma sicuramente. Ragazzi, prego, dica. Juventini. Ecco. Oggigiorno purtroppo questo problema lo calcio. Carità, dopo ne parleremo ampiamente. Prendi il set.
sembra finiti allora, sono finiti finalmente, però non sono loro, siamo noi, pensato. Aspetta, audio voglio 1, 2, 3, prova, ci sei? Funziona ecco, poco. Adesso cerchiamo un attimino di tornare seriosi. Dove eravamo rimasti? E parliamo di Facebook, perché la persona si rifugia nello scrivere su Facebook? È tutto, però capito, sì, vabbè, però ritornando nel concetto di scrivere, ci sono molte persone che hanno confuso l'amicizia reale dall'amicizia virtuale e ogni giorno scrivono cosa? Qualsiasi cosa. Oggi mi sono truccata e mi sono truccata così. E poi si aspetta. Ma tu Federico o in generale? No, io di notte mi travesto e Vittorio lo sa perché ci siamo travestiti insieme. Ma che brutta cosa! Ne anni fa. Come le è sembrata quella festa? Bella! Benissimo. Allora, ritornando un attimino all'argomento di Facebook, è un mezzo di isolamento, perché certo, praticamente vanno... Ma solo Facebook? Ma direi principalmente, perché là ci vanno praticamente le persone che hanno un bisogno anche di voyeurismo, perché si aspettano una risposta e chiaramente scaturisce tutto un sistema virtuale. Fino a quando regge... Chiaramente. Fino a allora, quando non mi tagliano. Ma questo è sabotaggio. Ma adesso proprio facciamo una carrellata, perché non deve essere soltanto una concezione mia personale. No. Perché vedo una distorsura. Prego. Anche una cosa, che noi parliamo di Facebook, c'è anche Twitter, pensami, sono tantissimi, ma c'è anche però uno che rompe abbastanza le scatole, ed è WhatsApp. Ah, WhatsApp. E WhatsApp c'è anche un metodo, però se uno non risponde già a telefono, anche su WhatsApp fa la stessa cosa dopo 36 notifiche. Perché è iscritto a qualche gruppo? Voi siete iscritti? Parliamo uno a caso, il signore qui. Simpatico. E rispondono quando lei scrive? No, io di solito scrivo e il giorno dopo ricevo risposta. Ah, va bene, allora è normale, è tutto normale. Però io direi, tornando un attimino a quel mezzo che ha sostituito un attimino il chiacchierare, perché prima uno usciva fuori a balcone e si affacciava e parlava con la signora a fianco. Rudimentale, ecco. Adesso c'è bisogno, praticamente non si fa neanche più la telefonata. Tanto è vero che tutti i gestori hanno fatto i profili dimezzati. Prima non c'era questa possibilità di poter parlare a tariffa dimezzata, perché c'era una tariffa ben precisa. Sì. Invece adesso è tutto dimezzato. Vedi, ci stanno pure gli applausi in tutto. È un segnale abbastanza chiaro in tutto ciò. E adesso vogliamo un attimino sapere, tutto organizzato, anche dagli altri, dalla platea. Sì, dal signore. Come lo usano? Vedete, come vede? Proprio il computer. Ha fatto una grossa. Un applauso al signore, perché veramente è bravissimo, complimenti. Non si è perso niente, perché comunque è normale. La signora qui che ne pensa di questo strumento? Assolutamente niente, perché Facebook non lo utilizzo, no. Quindi anche la signora, insomma, si è adeguata all'idea di parlare naturalmente e sempre chiacchierare e parlare. Diciamo rifugiarsi attraverso questo strumento, che è una fonte chiaramente di isolamento. Però chiaramente c'è chi parla di sport, che è un sistema per interagire magari, però c'è sempre il pericolo di isolarsi. Ci siamo? Qualche problema d'audio? No, nessuno. Sì, tu. Benissimo. Più o meno. Ah, ecco qua. Beh, l'altro ce la possiamo fare. Va bene, io direi di passare anche alla prossima, diciamo, argomentazione, perché comunque... E io la stavo aspettando, però già da 3 minuti, non è mai partito questo pezzo. Io dovrei cambiare questo audio, questo signore che sta all'audio che non mi assiste. Lo so. L'audio o la persona? Diciamo che sono stato, ecco, chiamato l'ultimo secondo. Puoi mettere al pezzo, non si può. Certo. Un applauso al nostro Ciro Gaiba, che ci assiste eccezionalmente, perché oggi il vero audio l'abbiamo perso, andato per altre vie. Si è perso per l'audio, effettivamente. Allora dai, ci abbiamo il prossimo pezzo musicale. Quando vuoi. Lo vuoi annunciare tu, Raffaele? Allora, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è un pezzo classico, perché poi, diciamo, fa da apripista al prossimo argomento. È un pezzo del Molleggiato, che